Ciao a tutti, bentornati su questo canale dove parliamo di fermentazioni. Siamo a gennaio e iniziamo con quindi il periodo invernale a parlare di fermentazione con ortaggi invernali. Oggi infatti fermenteremo il cavolfiore, magnifico. Faremo una fermentazione con una salamoia, quindi acqua e sale. Vediamo gli strumenti che ci servono per portare avanti questa fermentazione e come fare insieme. Per questa fermentazione servirà ovviamente un cavolfiore di stagione fresco. Il cavolfiore deve essere comprato e lavorato, altrimenti potrebbe annerire e avere delle parti che stanno iniziando ad andare a male e noi questo non lo vogliamo. Ovviamente ci serve il sale, che poi calcoleremo quanto ne servirà in base al peso del cavolfiore, e dell'acqua, che ci servirà l'acqua perché abbiamo detto che faremo una fermentazione con la salamoia. Come abbiamo detto nei video precedenti, abbiamo bisogno dell'acqua che deve essere o filtrata oppure acqua di rubinetto fatta bollire o lasciata decantare per tutta una notte affinché il cloro evapori. E il sale, come abbiamo detto anche nei video precedenti, serve un sale non iodato perché lo iodio non aiuta a portare avanti quella che è la fermentazione. Abbiamo bisogno di barattoli di vetro con chiusura ermetica. Io preferisco questo tipo di barattoli perché hanno un vetro molto più spesso, che quindi riesce a mantenere le pressioni elevate che si andranno a creare all'interno del vasetto. Può essere mantenuto chiuso perché l'acqua, semplicemente la pressione aumenterà, farà fuoriuscire l'acqua e il gas senza a volte neanche aver bisogno di aprire i barattoli, quindi riducendo l'ossigeno che entra all'interno. Avremo bisogno di presselli o pesetti per mantenere il cavolfiore sotto il livello dell'acqua. Ovviamente avremo bisogno di una bilancia per pesare i nostri ingredienti e dei coltelli per poter tagliare il nostro cavolfiore. Procediamo. Iniziamo a pulire il cavolfiore, quindi per questo chiameremo in aiuto Vincenzo. Prego. Ciao a tutti e come al solito iniziamo ad usare le mani e a pulire il nostro cavolfiore. Per pulirlo, diciamo, possiamo perseguire due strade. Una, diciamo, quella di provare a toglierlo manualmente, cioè quindi ogni fiocchetto staccarlo manualmente, in questo modo, oppure con l'aiuto, diciamo, di un coltello, se ci è troppo difficile staccarlo. Proviamo a tagliare i singoli fiocchetti e a farne dei piccoli pezzi che poi andremo a mettere nel barattolo. E lasciamo, diciamo, al centro poi il torsolo, quello più grande, che potrà essere utilizzato per In realtà un brodo. non lo taglieremo anche e lo metteremo a fermentare, in realtà anche la parte dura, perché comunque è commestibile edibile. Una volta tagliati in pezzi, noi mettiamo questi pezzi in acqua per sciacquarli un po'. Taglieremo poi questi fiocchi grandi in fiocchi più piccoli e omogenei al fine di riuscire a inserirli all'interno del barattolo, perché dei pezzi così grandi andrebbero a occupare troppo spazio e non si riuscirebbe a riempire bene il barattolo, quindi servirebbero dei contenitori enormi. Quindi preferiamo farlo su fiocchetti più piccoli. E quindi procediamo con la pulizia. Io ho finito. Io no. Tu sei ancora all'inizio? Sì. Va bene, qui ci vogliono le mani esperte del lavoratore di fiducia. Ma io inizio a metterli in acqua. Abbiamo finito. Una volta che il nostro cavolfiore è stato lavato, proseguiamo a ridurlo in pezzi, ancora più piccoli. E soprattutto proseguiamo a tagliare la parte centrale in fettine sottili che comunque metteremo a fermentare. Ok, iniziamo proprio con questa parte, prendiamo un coltello più grande e iniziamo ad affettare semplicemente. Volte in realtà lo riduco anche a striscioline per avere, diciamo, un sapore migliore. Quindi prendo le varie fettine che sono fermate,
faccio una sorta di julienne. Mettiamo da parte. Quindi procediamo con le infiorescenze del cavolfiore e ci aiutiamo anche un po' con quelle che sono le venature all'interno del cavolfiore per fare dei pezzetti più piccoli e inserire più comodamente nel nostro contenitore. Una volta che il cavolfiore è stato tagliato, possiamo procedere con inserire il cavolfiore all'interno del vasetto. Dobbiamo pesarlo, quindi facciamo la tara del nostro vasetto e inseriamo il prodotto. Prego. Noi ci siamo accorti che utilizzando questi vasetti da un chilo entreranno 500 g di cavolfiore e 500 g di acqua. La fermentazione che porteremo avanti è una fermentazione con una salamoia al 3%. Adesso molti mi hanno chiesto: ma come si fa a scegliere quanto sale inserire all'interno della salamoia oppure a secco? La risposta è che un po' si ci affida alla propria esperienza personale, magari a volte anche all'esperienza degli altri. Il sale nelle fermentazioni è fondamentale perché serve sia a tirar fuori l'acqua dai vegetali, quindi in questo caso dal cavolfiore, e a mantenerli più croccanti e non farli diventare quella consistenza un po' morbida che non è molto piacevole, sia a un altro compito fondamentale, quello di regolare i batteri che vengono a crearsi all'interno del nostro barattolo, perché molti batteri negativi che non aiutano la fermentazione non sopportano la presenza di sale, invece fortunatamente i batteri dell'acido lattico, che sono quelli che ci servono, sopportano un ambiente salino e man mano che aumenteranno e inizieranno a creare un ambiente più acido, renderanno l'ambiente più sicuro e capace di non far prolificare batteri negativi o comunque non desiderati. Quindi adesso abbiamo 5,30. Vabbè, togliamo qualche pezzettino perché tanto è fino al bordo e abbiamo 500 grammi. Adesso andiamo ad inserire l'acqua per arrivare ad perfettamente un chilo, perfetto. Adesso possiamo inserire il sale, questo 3%, in due modi differenti. Esiste un metodo classico, diciamo più o meno conosciuto da tutti, che acqua più il cavolfiore, bisogna aggiungere il 3% di sale, quindi bisogna aggiungere 30 grammi. Esiste un'altra metodologia che invece propone Flavio Sacco, che propone sul suo blog, comunque sui suoi libri che vi consiglio di leggere, dove il sistema, quindi acqua più cavolfiore più sale, deve essere il 100%. Il calcolo che propone Flavio lo lascerò nei commenti. Comunque verrebbe un quantitativo di, nel nostro caso, di 30,9 grammi, quindi c'è un grammo di scarto. A voi la scelta, diciamo, della fermentazione. Alla fine, in tutte le due modalità, comunque il fermentato andrà avanti e andrà a buon fine. Quindi adesso andiamo a calcolare, a pesare il sale. Io inserirò questi 30,9 grammi. Che è difficilissimo, ok. Sono in realtà 30,6, non riesco ad andare oltre con la precisione, quindi va bene così. Li inserisco all'interno del barattolo. Non vi consiglio di togliere l'acqua, riaggiungere l'acqua, perché diventa tutto molto più complesso. Invece inserite direttamente il sale all'interno del vostro barattolo, inserite un pressello, chiudete il barattolo. Quindi, avendo inserito il pressello, tutta l'acqua verrà a galla, il cavolfiore verrà portato verso il basso, creando appunto questa condizione di anaerobiosi, quindi di assenza di ossigeno, e quindi procedete a una bella shakerata. Adesso procede Vincenzo a agitare. Agitando per bene, il sale comunque verrà sciolto perché c'è abbondante acqua. Perfetto, quindi abbiamo preparato il nostro barattolo, che è pronto per essere messo vicino al lavandino e essere fermentato.
Come ho detto anche negli altri video, preferisco l'utilizzo di questi barattoli perché non c'è per forza la necessità di doverli aprire durante la fermentazione. L'ossigeno può causare sulla superficie la crescita di lieviti, che sono una pellicola bianca molto sottile. Ovviamente questi lieviti sono innocui, non fanno male alla nostra salute, però potrebbero rendere il sapore del fermentato non proprio piacevole. Quindi io di solito lascio il barattolo chiuso. L'aumento della pressione, questo barattolo riesce a sopportarlo perché il vetro è spesso. Quello che succederà sarà che la pressione farà un po' alzare il tappo automaticamente e uscirà il liquido in eccesso che si viene a creare e farà uscire anche quindi tutte queste bolle di gas. La fermentazione io la porto avanti sempre abbastanza a lungo, per 3-4 settimane, a volte anche 5. In pratica faccio finire la fase eterofermentante, cioè quella fase in cui i batteri producono acido lattico e anidride carbonica, per far entrare la fermentazione in una seconda fase, che è quella omofermentante, dove non c'è più la produzione di anidride carbonica, ma c'è semplicemente la produzione di acido lattico da parte dei batteri. La scelta è la vostra, al vostro gradimento, e a vostro piacere e a vostro gusto. Sicuramente quello che è un fattore di salubrità è che il fermentato deve scendere su un pH sotto il 4, comunque dovete sentire il sapore acidulo. Quindi niente, abbiamo finito con questo fermentato, vi ringraziamo per averci seguiti, magari metteremo in coda fra qualche giorno magari la partenza della fermentazione, quando il barattolino inizierà un po' a ribollire. Però questo non vi vieta di poter inserire all'interno del vasetto delle spezie che magari potranno insaporire e dare un profumo gradevole e dei sapori diversi al vostro fermentato. Un esempio potrebbe essere del rosmarino secco, del pepe, delle bacche di ginepro o tutto quello che voi preferite. Quindi mi raccomando, sperimentate. Sono passati 3 giorni dalla preparazione del cavolfiore. Vediamo cosa sta succedendo all'interno del barattolo. Si può vedere che sono presenti delle bollicine che salgono verso l'alto. Ecco qui. Se alzo il tappo si sente che in pratica c'è del gas all'interno che sta uscendo fuori. Con questi contenitori a pressione, come abbiamo detto, potrei anche non aprire il barattolo per far uscire tutto il gas, perché riescono a mantenere alte pressioni. Quando le pressioni sono troppo elevate, il barattolo automaticamente si alzerà un pochino e sfiaterà il gas. Vediamo adesso, aprendolo, cosa succede. Mi raccomando, quando lo aprite lasciate sempre una mano sopra e accompagnate gentilmente, perché se sono fermentazioni molto vigorose potrebbe anche fuoriuscire molto liquido. Ecco qui, si vede che tutte le bollicine sono salite in superficie, la fermentazione è partita. Vediamo anche il secondo barattolo. Anche il secondo barattolo, tutte le bollicine, vuol dire che la fermentazione è partita e quindi dovrà continuare per, come ho detto, almeno altre 2-3 settimane, o anche più a lungo se volete che insomma diventi più quiescente, cioè non ci sia tutta questa parte, diciamo, di bolle e di gas all'interno del vostro fermentato. Grazie per averci seguiti, un bacio, ciao a tutti. E ciao!